Ed eccoci qui, bentrovati cari video spettatori in questa nuova diretta su Twitch. Un saluto anche a chi sta guardando in differita su YouTube questo video. Ragazzi, vi invito come sempre, a seguirci anche sul canale Twitch perché siamo in diretta praticamente tutti i giorni dalle ore 19 alle ore 22, ragazzi. Quindi venite a trovarci in chat che più siamo, meglio è. E ora riprendiamo Mad Max, ragazzi. Mad Max, continuiamo Mad Max. Adesso giro, visto siamo correndo un po' troppo, cioè un attimo più calma, anche perché siamo arrivati già tipo a un'altra fortezza, ma la fortezza di prima non l'abbiamo manco sistemata, completata. Cioè, secondo me ci stiamo perdendo qualcosa. Ci stiamo perdendo qualcosa. Allora, abbiamo una missione da fare. Avevamo una missione da fare. Ma che vedo così male? Che è successo? Che è successo? Che è successo? Buonasera Tris, buonasera Pimpi. Come state? Tutto bene? Tutto bene con la O stretta o larga? Con la O stretta ovviamente. Qualcosa, ovvio. Mi sembra il minimo, il minimo. Il minimo. Ogni tanto ce la spammiamo. E quindi. Allora, dobbiamo capire un attimo, dobbiamo tornare indietro, secondo me. Così ce la facciamo con calma. Dove sta Git qua? Possiamo fare il viaggio rapido, vero? R. Sì, diciamo tutto bene, tutto bene, tutto bene. A parte il caldo, tutto bene, tutto bene. Già c'è un punto esclamativo là sopra. Cazzo urli da lontano. Scommetto che quelle canne mozze hanno un gran fame di munizioni di prima scelta. Una gran fame. Le munizioni servono sempre, continuo. Qualcosa si muove là fuori. Le bestie da guerra di Gastown stanno annodando. Annodando. Dicono che qualche pontempone abbia segato la zucca del loro capo Scrotus. Queste terre stanno per essere devastate dalla furia di Gastown. Le nostre armi non basteranno. Mi serve polvere nera, letale e fumante. Ed è qui che entro in scena io. Ascolta, i ladri di schiavi hanno preso uno dei miei qualche tempo fa. Ma è riuscito a tornare. Dice che là c'è un prigioniero che conosce la formula della polvere nera. Tu mi porti il prigioniero a vivere loquace. Lui mi dice come fare a preparare la polvere. E tu avrai una fornitura di munizioni a vita. Sì, Triss, vedrai a giugno, luglio, agosto. Ah, cioè, è brutta. Che brutta persona essere diventata, non lo so. Non lo so, subito il lato negativo. Gitto vuole liberare un prigioniero che sa come riparare la polvere da spada alla banda dei schiavi delle carcasse. Trova la grotta in cui il prigioniero è liberato. Ok. Ah, ok, facendo questa missione quindi ci sblocca il coso delle armi dentro questa fortezza, quindi non ci resta che andarla a fare sta cosa, no? Allora, facciamo tab. E mo qual è vero? Perché non vedo? Dove siete? Un posto indicatore. No.
Come faccio a capire dove... Ah, questo è... Ah, ok, eccolo qua. Ok. E posso fare proprio il viaggio rapido, quindi. R. No, non posso farlo. Ah, perché non l'ho sbloccata. Ah. Allora. Andiamo qui. Infatti qua non lo posso fare, quindi ancora non lo devo sbloccare. Via, andiamo qua. I'd wager if we destroyed these unholy camps of the Scrotus Horde, they'd treat us like kings Magari around questi ci iniziano a fare le munizioni, se siamo sempre scarsi di munizioni. Buttarli giù. Si vola! Si è sbloccata la spunta vicino, ok. Anche l'icona sembrava uguale, però vabbè, tanto il viaggio rapido non me lo faceva fare per forza di cose. Come si saltava col cazzo di cose, mi dimentico sempre. Dai, vieni qua, mi serve la vostra macchina. Quindi scendete, scocci di sparare. Non scendono. Vabbè, c'è di nuovo. Si faceva 3 che non se lo caga molto di strisce, non mira niente. Madonna, pure lisciato questo. Ma perché questo è un convoglio? Mica è un convoglio questo. This might fool them. Lo spara col fucile, giusto? Gli faccio niente a sta macchina. L'auto rinforzata faceva parte di un convoglio. Ah, quello di prima, ok.
Mamma mia, manco questo salto riesce a fare, dai. Ma qua come si sale, mo? Ah, c'è un qualcosa che si aggrappa qui. Adesso dico. Adesso ovviamente. Ma perché si cadaveri qua te? Ma il cibo non ci serve. Ah, da qua, ok. Il rotore per sganciare la scala. Ok, prendiamoci i rottami. Prendiamoci la latta. E saliamo sopra. E sei stato pure fortunato perché di solito viene scortato da più veicoli rinforzati. Ottimo. Ottimo. Arrivo sopra e mi serve la latte e l'ho lasciata lì, ma sicuro. Poi c'è un cecchino là sopra. Ma è sta roba gialla? La lampadina? Dimentico sempre che è davanti da questo lato. Sta scendendo? Bravissimo, Frizzi. Ah, oh, solo mentre la benzina c'è, dai. Vabbè, sta sopra. Jade, vesme ancora un addio. Questa cosa non è che ci serve a molto, visto che comunque giriamo un po' a caso, un po' a caso. Metti via il binocolo. Allora, andiamo qua. Come si scendeva? Lo spazio. Yeah, con spazio. Rottami là sopra. Rottami là sopra. Perfetto. Mangiamoci le larve perché fanno bene alla salute. Long for you, Saint, and even in doubt.
Insomma, è triste, ma che tu l'hai mai mangiata, che dici che non fanno bene. Ah, ma noi abbiamo ancora Green Hell che da fare. Me mangiate, me le mangerò, mai dire mai. Eh no, hanno fatto un nuovo DLC. DLC. Che bello DLC. Ma come si... come si cambiava? 4, 3? Ah, 1, ok. Ah, vero, non c'ho i colpi. Come posso uccidere con l'arpione? Non ci arriverò mai con l'arpione. E lo lasciamogli addosso. Se mi serviva una smoke. Arriva anche a che si scrive in inglese, quindi va veramente a scuola. È l'impressione, Devi fare il progetto della fortezza per sbloccare i rifornimenti di punizione. Infatti è questo che sto facendo, John. Sono venuto qua solo per fare quello. È stato un caso che ce l'ha chiesto, però... Sempre ci andrò a finire sopra se strappola. Ecco. Già si è rotta l'arma. Quanto è durata quell'arma? Un secondo. No, ho fatto... ero diventato furioso nel momento in cui ho battuto tutto. Ah no, sta ancora qua a terra. Ah, perché mi ha colpito. Quando mi colpisce la perdo l'arma. Mi cade... mi scivola dalle mani. Mi scivola dalle mani. Morto? Penso di sì, sia morto ormai. Dai che mi sono parato però, scassamento di coglioni.
Vaffanculo però, eh. No, ma non mi farà ricominciare di nuovo dalla fortezza. I'm going. Wait here. Certainly, yes. You know I would never leave her side. Mi da qua, dai. Meno male che si è già chiuso sta trappola, se no la prendevamo sicuramente. Ma qua c'è un'altra strada però. Dove ci porta quest'altra strada? Ci porta sempre lì? Allora. Che cazzo? No, sapevo non la riaprivo. Qui stiamo tornando all'inizio. Sì, qua stiamo tornando all'inizio. O no? Siamo nel dubbio. Facciamo il giro anche da sotto, vediamo un po' che succede. Se cambia qualcosa, no, da... Vabbè. Abbiamo imparato la lezione. Ma sti conicoli qua sotto non li posso prendere. Cioè non ci posso andare. Mazza. Non c'era niente. Basta, basta. Dove vedo la resistenza dell'arma? Non la vedo, scommetto. No. Non adesso. Ah, chiamare il tizio col 2, ok. Noi stavamo qua. Mi sa. No.
No. La... Oh. Vabbè. Oh, mi prende sempre. Non posso manco bere, non ce la faccio a bere. Ah dai, cazzo. Eh sì, io stavo schivando, soltanto che non so perché si è incastrato, non mi schivava più. Anche in questo caso avevo schivato, soltanto... Ora ho cliccato più tardi del previsto. Come si scende? Poi tra l'altro dovrei... No, non ce l'ho. Keep an eye out. No surprises. Forse perché usare le combo del mouse è più scomodo. Non lo so, ma si tratta solo di cliccare il tasto destro per parare e il tasto sinistro per attaccare. Non è che... Non credo che sia così più comodo col joypad. Questo non c'aveva l'arma, perché non ce l'ha più? Mo perché non ho capito perché ha fatto così. Mangiamoci su. La faccio da per il lavoro. Vado in furia, in modalità furia quando non mi serve ora. Quello è il problema. A fine gioco abbaierai. Può essere. Tutto può essere, tutto può essere. Vediamo se riesco ad andare in modalità furia adesso. Ok. Vaffanculo. Meno male. Ho sentito che qui c'è uno che sa preparare la polvere nera. E se così fosse, tirerei fuori di qui. Allora, sei tu o no? Sì, sono io. Ho visto come mi ha ammazzato quei due che mi portavano da mangiare. Mi chiamo Blast Cap, direttamente dalla fattoria delle munizioni. La fattoria delle munizioni. Forse d'apri. Ok. Sì, la fattoria delle munizioni. They're waiting for you. Vado subito.
Allora, comunque. Comunque ci servono. Ok, 5 su 6. Oh, pure l'acqua c'è, quindi possiamo bere. Beviamoci su. Ok, e ce la riempiamo di nuovo. Vabbè, fattoria delle munizioni ci può anche stare. Dai, su via, su via. Su via. Abbiamo sentito di peggio. Quanto siamo? 5 su 6, ci manca un rottame. Vediamo se sta qua dietro. Ma dubito. Se sarà la scorciatoia per uscire fuori. E invece... Però siamo dall'altro lato qua, vero? Vabbè, tanto premiamo. Anzi, andiamo prima qua sopra. Quello non è debole, vero? Quello rinforzato. Spaventapasseri rinforzato. Addirittura devo ricordare Pimpi, cioè. No, ci ha detto dove vai? Dove vai? Perché vai? Ma come vai? Ok, premiamo due. Due. Non me lo fa fare? Due? Non è due? Come si chiama l'amico Frizzi? I tasti. Pausa. Postazioni. Segna tasti. A terra. Ah, mi ricordo due. Infatti è due. Chiama Cham. Ruota delle armi lancia. Non lo so, come si fa la. Come si fa la ruota? Un colpo, cioè, avevo pure consumato. Come si fa la ruota? Non è che... Ah, non ho il lanciarazzi! E dove cazzo l'ho lasciato? Scusami, il lanciarazzi. Si può anche lasciare? Il convoglio. Non mi hanno cagato manco di striscio. Ma che è tutta sta cosa qua dietro? Che roba è? Tipo esce il boss di fine gioco. No, c'è niente. Vabbè. Come faccio a vedere se ce l'ho la cosa? La pistola? No, no, qua meno principale. Impostazioni. Assegna tasti. A terra.
Fuoco rapido era quello. Mira, spara. Imposta visuale. Ah, perché in ci stanno un numero di volte che lo puoi chiamare. Ma che stronzo. Vabbè, tanto io faccio uno. Tab. Per regola dovrebbe farmi comunque teletrasportare in base, giusto? Viaggio rapido. Infatti. E infatti. Sono cazzi senza razzi. Ma per la rima l'hai detto. Allora. Sappiamo come preparare la polvere, ma ci mancano gli ingredienti. Ho il carbone, ma lo zolfo? Scovi un posto dove trovarlo. E poi, una cosa che non possiamo estrarre, il sal nitro. C'è da coltivarlo, cresce nel piscio e nei cadaveri. Ottimo. Portami zolfo e sal nitro. No, io porto il prigioniero e tu mi dai le munizioni. Era questo il patto. Prendi questo, è tutto quello che ho. Se ne vuoi altre, portami zolfo e sal nitro. Che poeta. My scouts report two sites of battle that might have mine. I'll mark anything I find with red flares. Allora, tab. Non vediamo un po' dove dobbiamo andare. Qua, madonna, dove cazzo dobbiamo andare? Vabbè, trasportiamoci qua. Vedi, non sprecare munizioni ora. Bella questa, Johnny, bella. A minimo le sprecherò. Ecco, vedi. Cazzo, dovrei essere abituata a guidare nella nebbia. Roadkiller cut to pieces. Mannaggia. Cioè, giusto con la macchina sopra. Meno male sta questo che me l'ha riparato. Vediamo. X. Uno di due. Vediamo un po'. Eccolo qua. Saccheggiato al 100%. Perfetto. Andiamoci. Dobbiamo andare a quest'altro lato. Mo facciamo un altro viaggio rapido qui. Un
Comunque Triss, non mi ricordo se ti ho risposto, ma no, cioè, posso potenziarla, ma penso di poco. Ma voglio fare queste missioni qua, vediamo un attimo che succede, magari con le munizioni riusciamo a fare qualcosa di semi buono. Che fai, mi tiri le pietre? La testa nella nebbia è annebbiato. Vabbè, bimbi, dopo questa. Voglio prendere l'arma là sotto, la posso prendere? Ok. Ma non gli faccio niente, non la danneggio. No, non gli faccio niente, al culo. Segnaliamo il luogo. Ehi, c'è la pistola. C'è i colpi. Ma domanda, Johnny, ma quando il tizio mi ripara la macchina mi consuma i miei rottami? Cioè quelli che raccolgo? O di sua spontanea volontà me ne ripara? Chum non consuma nulla, ok. Posso uscire? Sit tight. Il fuoco! Ok. Ah, solo lì quindi le consumo, solo per fare l'upgrade, ok. Tempo facciamo mappa, quest'altro lato spammiamo. E dobbiamo andare all'altro punto. L'altro punto sta lontanissimo. Qua ci posso andare? Credo di no. No. Quindi andiamo qua e poi qua. Quindi andiamo qua. Vai. Un po'
posto da saccheggiare. Vediamo dove sta. Sta sotto. Dove ci porta sto mondo infame? Dove ci porta? Ah, detto una cassa. Diciassette rottami. Un proiettile da cecchino. Ok, nient'altro. E ci porta laggiù, che andiamo a fare laggiù. Ci serve la macchina. Ruplof. Andiamo indietro. Questi tanti posti per costruire qua sopra, cioè guarda, è una casa normale, io non lo so, io non lo so. Si aggrappano così. E qua stronzo. Non lo attacca. Non posso fare nient'altro. E ancora. Lo lascia vivere. Si incazza. Vabbè, basta. Cibo. Fa il progetto e Cham te la costruisce. Ma quello, questo parla, ma alla fine. Mangiamoci le larve che sono deliziose. Deliziosissime, direi, anzi, deliziosissime. Che schifo, ma cosa, che schifo, cosa. Poi vedremo quando finirà il mondo e ti mangerà le larve, Tris, che non c'è nient'altro da mangiare. Tutti bravi quando vanno alla mensa e non pagano nemmeno, scroccano la mensa. A dire che schifo di qua e che schifo di là. Ma questi sono i veri eroi, questi, quelli che mangiano le larve perché non c'è altro cibo in giro. Andiamo a piedi, va. No. Avevo sentito bene, allora. Dai, vara, invece di dare i cazzotti. Cioè questo morto si è appeso sull'altro vivo. Vabbè, cioè semivivo.
fatto tutto un giro di arrotolamento. Ok. E un'altra cassa chiusa, amici. Altra cassa chiusa. Ben 18 rottami. Che cosa c'è qua? Detto c'è un divano. Ma perché sento? Ma che? Ma dove sono usciti questo? Oh, ma non ho manco il tempo di... Ah, ecco. Mi sono distratta. Che paghi. Tristi dice che paga la mensa, ma in realtà scrocca. Solite cose, praticamente. Solite cose. Sta sempre a scroccare dalla mattina alla sera. Volevo fare una cosa. Ah, la tanica di benzina. Dove sta? Dove stava? Eccola. Andiamo. Non scrocchi. Se ti danno la roba gratis, è scroccare. No, voglio fare rifornimento. Non posso fare rifornimento? Fare rifornimento, F. La possiamo usare? Sì. Perfetto. Non è gratis, ma fino a 10 euro è tutto gratis. Quindi scrocchi. Come è mica vero? Cosa mica vero? Se danno da mangiare per meno di 10 euro è scroccare, non è che... Sono molte altre alternative. E un calmo con questi missili. Con calma con questi missili. Quello era un mongolfiero, guarda cazzo mi sta facendo andare. Bene. Che cazzo su? I gemelli Terry. Ah, ancora vivo. Mangiamoci su, va. Che le larve sono sempre meglio, sono sempre meglio. C'è un proiettile. Un coltello. Ah, ci ha dato pure i proiettili, ok. Qua dobbiamo richiamarlo giù. Se c'è qualcosa con cui interagirò. Vai. E c'è anche la benzina. Quindi si vola, ragazzi, si vola.
C'è una certa Dani in globale, l'amica tua, Tris. Dubito, però. Colline fetide. Ragazzi, quasi domina il mondo. È un bestione, una vecchia nave. Ah, corsa della morte. Nebbia fitta, ma noi ci vediamo lo stesso. Noi ci vediamo lo stesso. E ci frega, che ci importa. Siamo ad Atlantide, perché Atlantide c'è la nebbia. Ah, nebbia fitta, Atlantide. Va bene, va bene, va bene. Mettivi il binocolo. Portami fino a qua. Andiamo. Come si scendeva? Uno spazio. Di utile. Ma c'è qualcosa? No, solo l'ottavo di merda. Ok. Per essere fetide mica scorreggiato. No, perché fetide è poco se scorreggio. Poi è Pimpi l'esperta di scorreggio. A quanto si è capito. Danneggiato. Sei tu che parlavi di scorreggio stamattina. E come, da cosa l'ho capito? Lei che parla di scorreggio, che vuole fare, vuole chiudere la gente in zone scorreggiose. Yeah! E quando l'avrebbe detto? Tris, ma tu sei poco attenta, Tris, sei poco attenta. Sei poco attenta. Nudo, nudo. Ciao, Bri. Quello già, qua, già sto, si dice che dovrei essere pieno di zanzare a destra e a sinistra. Poi, se mi nudifico pure, è la fine del mondo, voi. Eh sì, Brave, merita. Devo dire la verità, non me l'aspettavo nemmeno io, ma merita. Puoi fare quel che cazzo ti pare, dove cazzo ti pare. Nel momento ci sono un bel po' di cose da fare. Però questo gli ho tolto. Ma chi è che mi spara? Stronzo. Stronzo. Così si spara. Cavolo, con che scheda video lo stai facendo girare? Con una 960. Brave, niente di di straordinario. No, perché ora non mi ha dato
È probabile. Pure con la scheda dedicata, cioè non dedicata, integrata, ecco. Se non è integrata. Mettiamo giù pure quest'altro. E scendiamo a 4 il livello di infamità del posto. Andiamoci sti rottami, andiamoci sti rottami. Ma perché non te la compri una scheda video, breve? Che sarà mai? Spendersi 1500-1600 euro per una scheda video. Non lo so, quanti problemi ti fai. Avevo un colpo del cecchino, uno. Cecchino, ci mira, ci mira. E qua che dobbiamo fare? Ah, ecco, segnaliamo. Segnaliamo il luogo. Devono morire questi ladri. Ho venduto pure la Play. Vabbè. Cioè, è la PlayStation normale che la devi vendere. Ma che roba è? Ma che roba è? Però nessun gioco a livello di The Last of Us. Non lo so. Vedremo, vedremo, vedremo. Non l'ho mai giocato io. E per il momento non ci penso minimo. Guarda che vengo lì, Guarda che vengo. Vabbè, vengo lì. Oh, non dire che non ti avevo detto. Oh, ma io non ci posso arrivare da solo. Non ci posso arrivare. Cioè, lo posso solo sparare con col cecchino. Ah, però lo posso sparare col fucile normale. Giustamente. Ahia, che botta! Ma troppo lontano. Stronzo. Non l'ho manco ucciso, dico. No, invece si l'ho ucciso. Ah, due proiettili da cecchino ci ha dato. È grandissimo. Ma sta cosa viola, che roba è? Ah, andiamolo a fare, dai. Sto qua vicino. Cosa non ti aspettavi, Johnny? Cosa non ti aspettavi? Vedessi i due proiettili? È il punto esclamativo viola. Eccolo qua. Sì, è quasi magia, Johnny. È il nostro Johnny. Non mi piacciono quei ladri di puzzo giallo. Sono dappertutto, escono dal forte. Dei roghi per barci giallo. Non è giusto. No, io sono il capo di me stessa. Dammi una mano, facciamo a metà. Che dici? Tanto, non posso dire niente. Ah, c'è pure Nagan, mo. Siamo a posto. Siamo a posto. Allora, ah, ok. Cioè, questo è, devo fare, ok. Vabbè. Ci ho dato 50 rottami così, vabbè. Chiedete il canale. Ma io dove devo andare? Già fatto. Però a sto punto andiamoci a prendere altri rottami qui. Poi ce ne torniamo. Stronzo, ma è rinato quello. Medianamente rinasce adesso. Ah, c'è il cecchino che non mi fa sparare. Ah, non mi fa fare sta cosa. Ecco perché. E vabbè. Vediamo se è ricaduto. Uno. Vedi. Ma che cazzo? Che è successo? Comunque ci sono altri proiettili. Due proiettili da cecchino. Breve, hai visto a cosa si è ridotto a giocare?
Una volta era uno serio. Sì, zio, ormai ha lasciato il professionismo, si è dato a questi giochini. Ma installa Daisy. Ma che installo Daisy? Che poi devo costruire tutto io, devo fare tutto io, perché già eravate scarsi ai tempi. E poi questo gioco è figo comunque. Si costruisce più nulla, e allora niente, non si installa manco, figurati. Pescare stop. Ma tu vuoi mettere che pescavamo dalla base, cioè una delle ultime basi fatte, cioè. Ma che ne sanno, che manco Nagan lo sa, che pescavamo direttamente dal terrazzino della base. Cioè, ma che ne sanno? Che ne sanno? Io aspetto di prendere la Play 5 per giocare la terza, ma vai a cagare, vai. The Last of Us. Allora, devo andare sicuramente qua, viaggio rapido. Via. Tu queste cose della Sony Farlock. Ma infatti in due tenevamo testa 50 player. Ma se sì, dovevano modificare i regolamenti per contenerci, perché sennò non potevano contenerci. In due perché morivo random per i bug. No, in due perché tu non c'eri. Diverso, molto diverso. Al massimo tu morivi perché prendevi la moto e andavi in giro a morire a caso. Ma dove sta il coso? Forse questo? Ok, costruiamo l'armeria. Mi ha contattato proprio su Steam, non ricordo il nick, l'ultimo che si era unito. Sokol. amici vostri. Munizione al massimo, quindi quando appena costruito l'armeria mi dà le munizioni al massimo. I bug sono una frattura, Nagan. Mi ricordo con le lacrime il primo giorno col camion che siamo andati a casa. Sì, ma noi siamo andati su quel cazzo di castello che c'aveva i codici vicino, che hanno fatto tutto un macello là sopra. Non sapevamo niente, andavamo nella base di quelli. La cane che muore fissa. A Crano stavo, che facevamo la base in quella fattoria nascosta che pensavamo ai tempi, e qua chi cazzo ci trova? Non ci troviamo mai nessuno. E stavo a 50 metri dalla strada. Cioè. Ah, pure qua posso dargli rottami. C'ho 500 di rottami. Ma sì, ce ne frega. Passavano tutti e ci vedevano tutti praticamente. Perché era. Cioè, facevano tre passi nel bosco e c'era la. Ah, quell'altro però no. Quell'altro però no. E che cos'è cambiato? Scusate, mi è uscito il sole. La mille non ce l'ho però. Ottimo. Anche le emoticon so usare qui, sono vecchio. Non basta che le selezioni, semplicemente. C'è il tastino che può cliccare, escono tutte le cose. Allora, non possiamo fare nient'altro, giusto qua. Cioè, dobbiamo andare alla fortezza successiva, dai. Allora, facciamo tab, facciamo smantello un accampamento.
Quindi dobbiamo smantellare un accampamento per andare avanti qua, giusto Johnny? Solo questo possiamo fare. Dove sta l'accampamento però qua? Questo? Ok. Trasporto rapido qua. Così almeno andiamo avanti un po' nella storia. La macchina e andiamo qua. Abbellimento delle strade. Ha messo pure morendo. Ma qua posso non mai fare le rampe di naga. Dobbiamo andare dall'altro lato. Vabbè, ma si doveva fare questo salto. Assolutamente si doveva fare. Sì, quando facemmo la base a Vibor. Che Nagan voleva le rampe per saltare fuori con la moto. Che dove sta? Dove sta questo bastardo? Ho visto. Già siamo morti. Oh. Lui beve, non gliene frega nulla. Oh, pure mi colpisce mentre bevo, cazzo. Allora, R, fucile da cecchino. Ma dove sta il cecchino? Non capisco. Allora, cazzo, sto a fine di colpi ora. Questo coso come lo distruggo? Ma poi che è sto coso? Like she's tugging at my soul, Saint. You be careful here. Sì, ma la migliore è quella a Pustosca. No, che cazzo? Ah, la tempesta! E mo che succede che sto fuori? Ma questi come mi vedono? Come mi bombardano? Fatemi capire, come mi bombardano? Che c'è la tempesta, sti stronzi. Rigiocate qualcosa tutti insieme, siamo vecchi, poi scappano cose sconce. Ecco, che cazzo sta succedendo? Meglio che mi rimetto in macchina, va. Dai che ce la facciamo, dai che ce la facciamo. Fanculo. Devi ripararti, ma dove? Non c'è niente per ripararmi. Siamo in mezzo a nulla. Me dovevo andare. Trovare qualche altro campo. Lo avvicino. I'm going. Wait here. Madonna, quanti cazzo ne sono? Ma che sta?
No! Che stronzo! Io sto facendo la mossa di John Cena. Cazzo! Ok, sono morto. E questo? Lo posso rimanere così? Tanto che me ne frego. Mica mi fa qualcosa quello. Hai bisogno di una mitraglia CDC? Magari, cazzo. Qua sono a cazzotti e calci. E qualche colpo quello. Allora, prendiamo questo. Dai fuoco. Aspetta, condanniamoci. Andiamo qua. Ah, mi dimentico che è lento questo. Per fare una cosa. Dai fuoco. Lancia. Però mi serve roba per riprendere energia. Comunque non sei una streamer sexy, migliora questo aspetto. È un po' difficile migliorarla. Al massimo ti posso vedere come si mangiano i vermi. Le larve, scusami, le larve. Non usiamo termini. Un secondo. Ti ho offrito il cibo, cazzo. Gli hanno regalato la web, ma dice che non funziona così. Non è una web quella, purtroppo. Ma l'anno volante c'è ancora? O già se n'è andato a vedere le tipe nude? Io oggi non l'ho visto, lo verrà qui. Sì, è venuto prima. Ma almeno una coscia, una mezza tetta. Ok, vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Dove possiamo andare? Qua sopra. Okay, 2 di 9. Ne sono 9. Un altro. Quattro. Tetta tipo mozzarella perché è bianco bianco. Se facciamo una colletta gli paghiamo il crudo, ve le dette no. Anche sì, potrebbe essere interessante come cosa. Che cosa, che reperto è? Ruota. Leggi. Ned, questa devi pubblicarla in prima pagina. Ecco la didascalia. Con l'avanzare della crisi nelle città si ricorre a qualsiasi mezzo per sopravvivere. Nei mercati del centro la carne di gatto, cane e piccione ha raggiunto prezzi esorbitanti. Buonissimi. Che lusso. Infatti anche lui lo dice. Che lusso. Che lusso. Allora prendiamoci la tonica di benzina. Andiamocene sopra. Dove sta sta cosa che dobbiamo far esplodere però? Vabbè. Ma tanto che... Ah, ma sono rinati, che si dici? Ah.
Infatti la ciocchina però non ce l'ho. Ah, ma cioè, vabbè. Mi lanciano le pietre, sti stronzi. Cioè, sono proprio delle bruttissime persone questi. Proprio delle bruttissime persone. Ma devo andare a menare comunque. Allora sì, hai ragione, facciamo colletto. Quelle che adesso sono flosce, non l'avevo letto. Troppa gente, forse non para. Cioè non sa nemmeno lui che cazzo deve fare. No, spero non mi faccia riniziare di nuovo tutto da capo. No, vabbè. Lei non me l'ha data. Ah, c'è l'acqua qua. Tieni premuto per riempire la borraccia. Riempiamo la borraccia, dai. Con calma. Cioè, manco riempita tutto. In realtà sì, ma il problema non è che mi fanno male quando... è che sono troppi il problema. Quando mi devo farli esplodere più di altro. Dai! Sto prendendo quello. Vabbè. Ce la farò mai così. Ce la farò mai. Lo so, ma non lo volevo uccidere. Ma mi sa che è l'unico metodo è quello di ucciderlo. Ma più che altro perché non riesco, quando c'è tutta sta gente, praticamente non riesco a parare, cioè non me li para, pure se clicco non me li para. È perché è così comodo questa lì, non spreco il proiettile. Tanto se rimane solo lui in vita non mi fa niente. Però mi sa, affanculo. Ma lo uccido, chi si è visto, si è visto. Chi non si è visto, si vedrà. Andiamo qua.
negli schiaffi. No, questo non lo va. Papà! Scappa! È una cosa, se mi metto qua, no? E questo viene. Ecco. È divertente che si colpiscono da solo. No, ho già finito la moda da furia, ma vaffanculo. Ah dai, come mi ha colpito. Ma vaffanculo, va. Ma vaffanculo. Mi ha ucciso spostandomi. Come si fa? O comunque il fucile a quello non gli ho fatto niente. L'ho usato pure il fucile. Ma nada. Poi tra l'altro mi riempio questa borraccia d'acqua. Non mi posso manco bere l'acqua perché non mi danno il tempo di berla. Però se salgo sopra... Forse loro non vengono. Giusto? Ah, ma qua c'erano delle cose da far esplodere. O no? Vabbè, ma andiamo a sconfiggere questi tipi. Ma faccio una cosa. No, devo prima uccidere il tipo. Voglio fare una cosa. Non vengono qua sopra. Ma no, vengono. No! Volevo prendere l'arma, no? Che colpisce. Para, cazzo.
Com'è morto quello? Morto appeso. Ma venga, aspetta. No. Bastardo. Dai, quanto tempo ci vuole per scendere queste due scalinate? Dai! Dai! No, la potevo parare questa. Culo, va. Si è glitchato ed è morto quello sopra, sì. Secondo me dovevo sparare ste cose comunque. Ok, 2 su 2. Ma che cazzo? Stavo troppo vicino. Sono troppo vicino, quindi. Tony, fulmine a 7. Sì, ma non so ora se dobbiamo aspettare. Dobbiamo aspettare tutto il tempo. Come ci vado qua dentro? Vabbè, è andato. Ah, finalmente. Cerchi qualcuno della Puglia, Donato. Allora, a questo punto me ne metto più lontano, visto che fa le cose strane. Non ci arrivo. No, invece c'è. Ha fatto un macello, abbiamo distrutto qualunque cosa qua dentro. Ok. Ah,
Vero, si scherza. Ma vai con la tua macchina, dai. Ok, quindi abbiamo fatto questo. Qua abbiamo trovato tutto? Sì, abbiamo trovato tutto. Dobbiamo raccogliere qualche informazione, cioè. Perché sta scritto nessuna informazione raccolta? Ma lo stanno riparando? Ma sono sempre nemici questi? No, sono amici ora. Sono amici, 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 e poi rubano la bici. Allora facciamo tab, viaggio rapido. Ok, e che sarà mai, raga, 18 ore di auto? All speak of your growing legend now. My patience, where's the... Dove sei? Ah, sopra sto. Come si saliva qua sopra? Ok, andiamo avanti, no? Allora, Killer, il piccolo conte Conte carburatore dice che ha intenzione di irrompere verso Fauci. Come se fosse facile, vedi, io so molte cose sul Gastown e sulla Fauce. Commercio molta roba dentro e fuori da quella zona. Se vuoi qualcosa, dillo. Vai sempre subito da solo, vero? Va bene. Ho visto quel tuo arpione, non male. Però ha bisogno di qualcosa in più, diciamo, un tocco di stile finale. Ed è qui che entri in gioco? La Fauci sembra imponente, ma ha un suo punto debole, i cardini. Il tuo arpione potrebbe essere la chiave, ma non con quella punta così debole. Hai bisogno di un pezzo più solido, qualcosa conosciuto come l'artiglio. E tu ce l'hai? So chi ce l'ha. Un individuo fastidioso, un torturatore chiamato Cerchione Cafone. E a Cerchione Cafone farebbe bene una piccola lezione di buone maniere. A lui e a tutto il suo convoglio. Quindi io prendo questo artiglio da Cerchione Cafone, con la forza, mi sembra di capire, e tu e io siamo pari? Sì, con quello siamo pari. Ma quindi ora è un convoglio? Mo saranno cazzi. Ora saranno cazzi. Allora, ci potenziamo un po' di roba, ragazzi, che dite? Ci potenziamo un po' di roba. Mentre la forza è speronata. Ma quanto... ma c'abbiamo pochissima roba. Abbiamo pochissima roba. Ma abbiamo pochissima roba perché l'ho data tutta a ste fortezze. What were Gutgash's words? Some bandit called Dimrim has a jag tip for the harpoon, called a talon. I'm gonna take it from him. Indeed, yes, we need something stronger. Yes, I doubt anyone will give this talon up without a fight. I need it, I'll go get it. What happens, happens. That's a son of a... volano le pietre. Stay put. Don't slay me. Non ammazzarmi, non ho armi, vengo da nord, ho chiesto aiuto alla tribù di Gatgash.
Gatcash. Gatcash, forse. Mi hanno chiuso le porte in faccia, meglio così. Dicono che arriva qualcosa di grosso, qualcosa di distruggentissimo. Il signore della guerra, Stank Gum, li farà fuori tutti. E quindi? Vabbè. Ci dai rottami. Però non ha molto senso quello che ha detto. Cioè, nel senso che non... Vabbè. Lasciamo stare, lasciamo stare. Volevo fare... Volevo andare dal tipo, come... Ah, questo sarà, giusto Griffa, perfetto. Ok, però per la strada ci possiamo fermare. Che è questo coso lo sceriffo? Ah, corso della morte. Vabbè, andiamo prima da Griffa, così mi potenzio un po'. Su, via, che siamo una 4x4, dai. C'era qualcuno che me lo sa, gli davo la metà e via. Ma secondo me io andrei con la macchina. Devi farsi 10 ore. Saranno pure meno di 10 ore. Ma a che livello della Puglia deve arrivare? Ma dove sta sto tizio? Adesso si va dal suo tizio. Ah, che bastardo. Che bastardissimo. Eccolo qua, Waller Mork. Un tempo avevi tutto, uno scopo, l'amore, una famiglia e degli amici. Ti hanno strappato via tutto. Sei andato alla deriva, lontano da ciò che eri. Ma sei ancora lì dentro, dormiente, in attesa di rialzarti. No, questo è ciò che sono. Forse no, forse temi colui che ti porti dentro. Temi che ti farà del male con la sua debolezza. Basta così. Molto bene, diamo un'occhiata a ciò che nascondi nel tuo mondo interiore. Vieni fuori. Abbiamo 21 punti ci abbiamo. Possibile. Vabbè. Ottenere più munizioni. Concentrazione, migliora questa abilità per restare più a lungo. Modalità furia. Questo potrebbe essere interessante. Ah, ma un punto si toglie. Cazzo, quanti punti ci abbiamo? Migliora questa abilità di Max per infliggere più danni con un'arma da mischia, no. Consumare meno carburante, no. Per ottenere più rottami durante il saccheggio, sì. Migliora per ottenere più acqua dalle fonti d'acqua. Il rango di leggenda. Per ottenere più salute mangiando. Migliora per sopportare più danni aumentando la salute massima. Ok.
Migliora questa abilità di Max per usare un'arma da mischia più a lungo, non ci interessa. Più munizioni. Ok. Abbiamo altri 4 punti. Facciamo questo, ci sono rimasti due, facciamo 1 e 1, 2. Confermo. Sì, siamo aumentati di 18 livelli ora. Ah, vero che qua ci dobbiamo alzare noi, io stavo aspettando. Ok, il convoglio dove sta? Qua giù. Però prima facciamoci un giro. Non passa, devo passare forza da qua. Vabbè, la fa facile te. Your lamps no longer frighten the very rocks around us. What's happening? Ha detto che 4x4 sta macchina. Possiamo fare tutto quello che ci pare. Guarda come lancia le pietre! Riempiamoci la borraccia. Ehi, quanta acqua ci dà? Effettivamente è aumentato un bel po'. Andiamoci pure il coltello. Andiamoci pure i rottami. Uno di due, l'altro rottame dove sta? L'altro rottame dove sta? Qua non c'è nulla, quindi sarà qua avanti. Eccolo qua. Perfetto. Perfetto, allora vediamo. Abbiamo 475 ora. Che ci possiamo aumentare la corazza? Oppure il motore, poco ci interessa. Lo scarico aumenta il 20% la velocità. Mira la trazione sull'asfalto. L'altezza dal terreno. Interessa questo. Infliggo danni a frantumazione quando entrano in contatto con la fiancata del veicolo nemico. Ah, questo è buono. Vai, le uso. Me non mi salgono addosso, sti stronzi. Però mo ci sono rimasti solo 200. Aumentiamo il cecchino. E via. See the blue? Blue means Guarda, water. blu vuol dire acqua. Ma che cazzo? Allora, noi dobbiamo andare qua, quindi possiamo fare il teletrasporto qui. Inutile che ci facciamo sto giro. E poi andiamo da lì, andiamo al convoglio.
Ma sempre se riesco, secondo me non riesco a farlo il convoglio ancora. Nuovo rango leggendario. Ma dai! Ma che stronzi! Non so manco far rumore. Ah, se ne sono andati. Tra l'altro se n'è andato. Vabbè. Come si scende? Dai che devo prendermi l'altro rottame un attimo. Posso fare solo fare rifornimento. Sì, vabbè, era strapieno. Ok, andiamo a cercare sto convoglio, dai. Anche questa è la strada. Anzi, me la faccio al contrario perché stavano andando là. Ah, perché forse uno si è spostato il convoglio. Si è spostato da un altro lato. No, non lo vedo. Il punto non lo vedo io. Dai. Ah, ma pure la mia macchina sta esplodendo, ottimo. No. Stronzi. Impossibile così. Non in troppi.
non ci faccio niente, sa. Ok. Fa tutto sto casino per questo. Sta là davanti o dietro? Davanti. Ho messo davanti. In realtà ho dovuto aspettare di prendere un'altra auto per fare qualcosa. In realtà, su Cham, addirittura mi fa nel fuoco e nelle fiamme, via così. Beviamoci su, va, beviamoci su, che è meglio, che è meglio. Serve un'auto, ecco. Come esploro pure sopra auto. Cioè, sei a due passi però, potresti pure venire tu verso di me, no? No? Cioè, questo non ha imparato niente però, eh. Cioè, devo insegnare tutte le cose io. Si butta giù. Una rottura di scatola, devi sempre scendere dal veicolo e prendere sti cose. Non c'è un metodo più veloce, vero, per farlo? Cioè, te le prendi automaticamente. Allora, c'è un campo qua sopra pure. Un po'. Quante cazzo di trappole. Ma io se me ne vado, questi non li prendono tutti. Vediamo. Vediamo se ci riesco. Oh cazzo, quello che sta facendo? Che cazzo ha fatto quello? Oh, esplodono. Vengono. E uno. Vediamo chi sopravviverà e potrà confrontarsi con me. Ce la farà? Ce la farà l'unico superstite? Lo sa che non può camminarci sopra, lo sa. Indietreggia. Fa i numeri. Ci tenta. No. Stronzo. Eccolo lì, eccolo lì. Morti tutti. No, non la prendo pure io una cosa di questo.
Una faticaccia. Per farli venire verso di me, sì, cioè, io dico, venite, attaccatemi, loro no, 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 cioè. Ma quello che è esploso qui non ci ha dato niente. Ah, qua sono altri rottami. Perché non li posso prendere? Perché devo fare il giro. Ovviamente. Facciamo il giro. Saccheggiato al 100%. Perfetto, c'è la borraccia da riempire. E ce la riempiamo pure. E via, come se non ci fosse un dopodomani. Un dopodomani. Un dopodomani. For corrosion, plunder, sharpshooters, and scavenger Oh, sta hordes to sempre a come. lamentarsi questo. Sta sempre a lamentarsi. Allora, dove dobbiamo andare ora? Qua. Se andiamo un po' avanti. Anche perché ci servono questi pezzi a noi. Che se no. Progetto armeria pronto per essere realizzato. Ma è che non l'abbiamo già realizzato l'armeria? Ma forse un progetto nell'armeria. Intende? Intende? You, Ah, over questa è la here, tizia figa, please help vero? me to the burning towers and then to the Aspetta, citadel. dopo. Voglio vedere un attimo l'armeria. Che cosa ci fa fare? Dove stava l'armeria? Boh, non ricordo più. Ah, eccola. Ah, qua non... Ah, perché... Ah, no, non è questo. Ah, lo costruisci. Ah, perché era l'altra fortezza quella che abbiamo... Dove l'abbiamo fatto, vero? Entrando nella fortezza, la cartuccia di Max si riempie automaticamente. Grandissimo. Questo ci fa capire che passatempo. Ah no, che è migliorata la fortezza. Ok, munizione al massimo, perfetto. Andiamo a fare la missione della tizia figa ora, giusto? Cioè. Ehi, nomade delle dune, ho qualcosa da dirti. Io e la mia bambina stavamo andando dal nostro nuovo padrone. Il nostro camion è stato attaccato dai porcospini. E che cosa vuoi? Ci sono delle cose nascoste nel camion, un tesoro per uno come te. Perché me lo stai dicendo? Non farò niente per te. È pura la sensazione che potresti aiutarmi. Il camion è ancora nel tunnel, vai a vedere. Beh, sa di essere figa, quindi di conseguenza. Cioè, siamo pure op. Ti ha confidato che fuggire dal camion, bla bla bla, sblocca potenzialmente il caricatore al massimo fucile da cecchino. Beyond the wall. They call it the Dead Barrens. Dead Barrens? Il cioè il fucile da cecchino al massimo. Ma quindi possiamo prendere anche un'altra missione, posso prendere anche quest'altra qua blu sopra? Vediamo, se almeno non torniamo. Ce le facciamo entrambe. Costruire qualcosa? Ah no, traccia sulla mappa. Ok. No, non ci interessa. Intorno a noi era tutto ricoperto di acqua salata, traboccante di vita. La mia gente è convinta che l'acqua tornerà nel giorno del giudizio e quel giorno dovremo essere pronti. Cioè, che vuoi fare? Per questo dobbiamo riparare la nave e rimetterla in sesto. E tu ci credi? A loro serve qualcosa a cui aggrapparsi. Per quanto mi riguarda, credo che sia assolutamente necessario rinforzare questo relitto, prepararlo per la massa di rifiuti umani che presto ci inonderà. L'esercito delle bestie da guerra, Lord Scrotus, tornato dal regno dei morti.
Aiutami a trovare l'acciaio di cui ho bisogno. Non quelle inutili lastre marce e ruggine che si trovano là fuori. Voglio vero acciaio di prima qualità. Portamelo. Ti ricompenserò con corazze e rottami e riuscirò finalmente a riparare il mio scafo. Ok, quindi ci ha dato... ci ha dato tutte, entrambe le missioni, ok. Mi posso buttare giù. Ci ha fatto il giro ogni volta. Ce l'ha la tipa? Cosa ce l'ha la tipa? L'acciaio sfuso ce l'ha la tipa. E dove se lo nascondo? Ah, il ventaglio. Allora. Io mo non so che missione, qual è la missione, quali sono le missioni qua? Perché non le vedo? Ah, eccola qua uno. Madonna mia, tunnel del nord è là sopra, è quest'altra qua, ok. Quindi con calma, io posso andare qua, ci possiamo fare questa, dai. Ok, selezioniamo questo, andiamo qua col viaggio rapido. Almeno ci facciamo la missione della tipa figa. Chissà se tu mi penserai, se con i tuoi non parli mai. Johnny, ma con le mine come si fa, no? Mi devo portare quella macchina dove c'è pure il cane. E poi che devo fare? Mi avvicino alla mina e cerco di non esplodere. Ti avvicina alla mina, la chiami Giulia, lei si arrabbia ed esplode. Avrei detto la chiami Celentano, così invece mina Celentano. Al massimo, proprio, se proprio. Soprattutto non far morire il cane, no, assolutamente no. Il cane non ci interessa, anzi ce lo mangiamo. Ah, vero, questo era un ponte, quindi effettivamente qua c'era acqua prima. Ma sta roba qua, che roba, eh? Guarda il cazzo, ma che buio. Ah, localizza e tu li defusi. Ah, oh, ok. Ma si deve mettere il codice tipo quello di CSS? 7-8. Ma che è sta cosa?
prendendo fuoco sta roba. Una macchina che prende fuoco. Devi comprare il kit. Vabbè, anche senza kit ci metti più tempo, però comunque si. Si defusava, dai. Defusi sarebbe quando disarmi la bomba. Che roba inglese di merda, perché siamo degli idioti di merda che parliamo lingue di merda. Ci facciamo plagiare. Ma qua dentro non ci sono andato. Sta macchina? Oh, la possiamo prendere sta macchina? Che faccio? Ah, cazzo, la volevo prima qui qua. Che faccio? Non la prendo sta macchina. Cioè. È slang da defuse. Ehi, abbiamo trovato la rottami come se non ci fosse un domani. Andiamo sopra se c'è qualcosa di utile alla causa. Vedi, c'è qualcosa di strano qua. Un coltello. Ah, perché le munizioni siamo al massimo. Ora non più. Quindi ce lo possiamo prendere. E vai. E poi piangere perché non ci abbiamo i colpi. Vabbè. Ah, ma là si poteva andare. Ah no, c'è la scala. Ok. Altri proiettili non ce ne facciamo. Cioè, mo che abbiamo tanti proiettili, proiettili come se non ci fosse un domani, troviamo. Vabbè. Va bene. Torno tra 10 minuti, non va bene, Pimpi, eh. Questo ora dove devo andare? Questo dobbiamo andare a portare in base, giusto? Ma io se mi teletrasporto, si teletrasporta pure la macchina? Viaggio rapido. Vediamo. Dubito, giusto? Però devo testare. Quindi ho perso pure la macchina, o meglio sta ancora lì la macchina, giusto? Però non mi ricordo manco dov'era. Devo testarle queste cose, devo testarle. Se non vedo non credo. Come faccio a ricordarmi dove stavo? Allora, ho fatto comunque questa strada qui. Quindi facciamoci questa strada qui. Cosa lì mi sa, giusto? Non ci ritroviamo l'auto. Non è la sua cosa qua. Non c'era quella cosa là sopra. Quindi quale cazzo era?
Non me la ricordo la statua, non credo che sia quella. Un altro laggiù. Ma non me lo ricordo che era così. Ah, qua c'è qualcosa addirittura. Come faccio a trovare quella macchina? I'm going. Wait here. Bello se queste gambe che sono rimaste così. Facciamole cadere. E cadono. Ho visto altri rottami. Eccoli là. Ero passato vicino un po', sì. Look, a tank. Però poi hai visto da lontano sta cosa e non mi ero spostato. Ma sul serio già l'avevo fatto esplodere. Con un colpo. Scappano. Oh no, stanno tornando? No, guarda come scappano, sono proprio scappati. Che codardi. Che codardi. Ah, si è fatto, dicevo io, si è fatto esplodere. Ok, dicevo è troppo facile, un colpo. Più avanti era. Get your piston down, sharpshooter. Madonna mia. Come mi si è girato brutto. Riesco a trovare dove eravamo prima. No, fanculo. Ah, perché eravamo a sta zona qui comunque. Eravamo ancora più avanti, ma mi sembra strano. Ah, queste servono quando facciamo l'inseguimento. Ok. Cioè, questo al volo è salito mentre lo colpivo. Un'altra macchina, però questo ci fa anche le ruote e quindi non lo possiamo prendere. E quindi nada. Qua giù se c'è qualcosa. Se c'è qualcosa.
No, sono altri tizi. Modalità furia. Cavallo del West. Dai, che l'ho pure parato. Eccolo. Ma ne sento altri. Dai, vieni giù, amico. Che vogliamo fare? Ecco. Sono scocciato, aspettate. Hai scattato Prey su Epic? Sì, ma io Prey non ce la faccio a giocarlo, Johnny. L'avevo provato perché c'era, c'è anche sul Game Pass. L'avevo provato a giocare, ma niente. Va a scatti, va troppo a scatti. Comunque, per il momento l'ho riscattato, poi vediamo. Appena possibile lo compro sto cazzo di PC. Mi sono proprio scocciato. Tesoro, ho chiesto a Hector di recapitarti questo messaggio. La mia famiglia deve lasciare la città. In campagna abbiamo uno zio e una fattoria. Qua siamo rimasti a secco, nel vero senso della parola. La gente sta impazzendo e non posso mettere a rischio la vita dei bambini. Sai che ti amo tantissimo, ma devo andarmene, tesoro. Non c'entrano i sentimenti, è solo una questione di sopravvivenza. Milton. Vabbè. Ciao, Milton. Ma il prossimo, comunque il prossimo, la prossima settimana sono curioso di vedere che cosa mettono, perché dicono che l'ultima volta che hanno messo gioco misterioso hanno regalato GTA 5. Magari regalano Red Dead Redemption. No. Sì. Red Dead Redemption, quello comunque. Furia cavallo del West, tarattarattarattita. Sì, ma non è normale non trovare il punto dove stavamo prima. Ho letto questo fatto, ho letto che l'ultima volta era GTA 5 che hanno messo. Sì, ma io devo andare a trovare la macchina, che è questa storia. Non è possibile che non trovo la macchina io. Allora, noi stavamo qua, sicuro. Quindi facciamo R, via qua. Forse fanno una settimana intera per riscattare il gioco ogni giorno. Oh. Ma che evento c'è in questo periodo? C'è nessuna festività, giusto? Facciamo i 360 gradi e va. Ancora. Allora, non può essere quella laggiù, perché la statua là sopra non me la ricordo. Però non ci sono andato a vedere. Non ci vado a vedere. Ah, non è la prima volta in questo periodo. Infatti non è questo.
Io ero stato, me la sarei ricordato. Ma questa che roba è? Qua già l'abbiamo visto. Già abbiamo visto, mi sa. Infatti. E non era dove sta l'auto. Abbiamo perso quell'auto gialla, non lo so, eh. No, questo l'abbiamo fatto un po' di tempo fa, non adesso. Eravamo passati anche vicino a questa cosa qui. Sei scarso, non te ne rendi conto. Ogni tanto la volante compare così, quando non devi andare a vedere le tipe che non lo cagano. Eccolo lì. Che è quel coso là in mezzo? Era questo, eccolo qua. Mi ero buttato giù. E la macchina ora non c'è. Sarà ancora dentro la macchina. Mi sono fatto barba e capelli. Con la macchinetta a zero hai fatto tutto. Che cazzo? Ma che cavolo volete da me? Eccola ancora dentro la macchina gialla. Hai capito. Hai capito. Si vola, amici, si vola. Devo capire dove andare. Il cosa più vicino è questo, no? Lo so. Solo questo è. Vabbè. E mi sa che portiamo solo sta macchina in base e basta, ragazzi. Se la missione riusciamo a fare. Tra l'altro sta macchina si può rompere, esplodere e io non la posso riparare più. Giusto? Siamo arrivati velocemente, non so più lontano. Pensavo fosse un pelo più lontano. E allora c'è il rischio. Vediamo se cadiamo giù. Cadevamo sicuramente giù. Nuovo veicolo. Andiamoci a prendere pure la missione di sto tipo allora. Per ottenere l'aiuto di Jit, robot d'acciaio, Jit, non Jig. Max deve rispettare la sua parte d'accordo. Ah, smantellare un campamento nel territorio. Ah, ok. Vabbè, allora dopo lo facciamo. Allora, facciamo tab. Rifacciamo di nuovo. Beh, proviamolo a fare questa, dai. Questo, facciamo R, vai qua. Dai che ce la possiamo fare, dai che ce la possiamo fare. La corsa contro il tempo, i nostri eroi ce la faranno.
Cioè, come... Bravissimo. E non mi si perde tempo. Ma perché quando... Ah, devo essere... Devo camminare per forza. Però me l'ho distrutta, dai. Anche se mi sono danneggiato. L'importante non è importare. L'importante è importare non importando. Ancora, un'altra gente. Ah, questo è un convoglio, però non ci dovrebbe dar fastidio, giusto? Giusto? Discorso logico. Vabbè, dai. E che ce l'avete tanto con me? Ma che vi ho fatto di male? Brutte persone. Brutte persone, brutte persone. Senza ombra di dubbio. Certo, è un discorso logico, Tris. Se hai seguito il discorso, allora sì. Però, se poi non segui il discorso, è normale che hai delle grosse lacune, non riesci a capire molto bene dove si va a parare. Ah, non ci metterei la mano sul fuoco, Triste. Non ci metterei la mano sul fuoco. Assolutamente no. Qua non si entra. Dove cazzo si entra? Sblocca il cancello dall'interno. This opens from the inside. There's an opening through. Over there. Big enough to slide through. Oh, qua non si può andare. Dove l'ha visto questa l'apertura? Là c'è un'apertura. Ah, dietro, ok. Assolutamente no, Tristan. Resta qui, faccio il giro. Ma va? Alla fine questa potrebbe essere una bella base qua dentro, eh. Ah, possiamo entrare con il veicolo allora. Ah, cazzo. E allora. Cazzo.
c'è niente da quest'altro lato. Rottami. Rottami. Ma poi andiamo con la macchina. Stai. Grab the car. Yes. Have a protector seat. But don't be long. Please. Ma scusa, perché non andiamo con la macchina? Tanto ormai ci hanno già sentito questo. Vediamo se si rompe. Andiamo forza a piedi. Troppo bello andare con la macchina, troppo bello. O dobbiamo fare strada, o dobbiamo far esplodere. Oh, forse dobbiamo far esplodere. Dobbiamo far esplodere. Ci abbiamo una tanica noi, vero? Ah, l'arpione pure funziona. Ok. Dai, scompare sta porta. Ok, abbiamo fatto. Una metropolitana. Niente, stiamo seguendo la missione che ci ha dato la tizia figa. Siamo arrivati qui, non so nemmeno dove siamo. Ha detto che è una metropolitana. Cioè, ma qua dietro non ci mettete niente, ma è mai possibile? Cioè, mi fa tutta sta zona super figa, senza che c'è l'arma di fine gioco. Beh, non lo so, ecco fatto. No, ma che fine gioco. Stiamo facendo una missione che è pure quella secondaria. Manco quella principale. Ce lo mangiamo sto coso? Aspettiamo un po', dai. Tu hai detto arma di fine gioco, se te la dà a metà non è più fine gioco. No, ci azzecca. L'arma di fine gioco me la può dare quando gli pare, eh. Non è che me la deve dare per forza a fine gioco. Hai detto l'arma di fine gioco, non è l'arma a fine gioco. Ah, entra nel tunnel col veicolo. Scusatemi. Still on rails. Where does this tunnel lead? Oh, out. Come faccio a evitare questa cosa? Great white, up high on the cliffs, and then, ooh, plummeting downwards of cubic proportions.
amico. Right. I'll use the car to push it out. Yes, yes, she's moving. Steady pedal does it. Sì, aspetta un attimo, ho visto una cassa. Vado fisso per aprirla, quindi qua, vai. Ok. Andiamo qua. Ormai ha preso velocità. No, perché ci siamo fermati? Ah, usa l'arpione. Ah, perché non lo... Allora, tasto destro. C'era qualcosa, certo c'è qualcosa. Sette di undici. Ancora tutte queste cose mancano. Siamo in quella velocità, stiamo andando a quella velocità, amici. Qua parliamo di aria fritta. Oh, scusami. Vabbè. No, non avevo sentito. Scusatemi, amici. Non avevo sentito. Perché vi incazzate così tanto? Non ci ho fatto caso. Vedi, mi fate incazzare poi, finisce sempre così. Te lo sei pure lasciato dire qualche rottama, sicuro, sicuro. Se non mi sono dimenticato qualcuno dietro che non completo il tutto. Si bugga qua dentro, non se ne esce più ora. Vabbè. Poi al massimo ci riveniamo. Se proprio. Se proprio. Ah, perché giustamente ora ci manca qualche pezzo e ci dice che c'è ancora un coso da... Vabbè, facciamo solo questo.
potenza del motore della Magnum Op è stata essenziale per recuperare l'acciaio di prima qualità che serviva a Gutgash. Ah, ma questa era Gutgash, e pensavo che fosse la tizia figa, invece no. È l'acciaio, questo era. E quindi il coso della tizia figa sta qua sopra. O no? O non me la fa vedere? Ma come faccio a vedere tutte le missioni? Non posso. Vabbè. Ci pensiamo la prossima volta, dai. Andiamo di nuovo in base qua. Viaggio rapido. Viaggio rapido. Ah, quindi la missione non è la stessa missione. Ok ragazzi, diciamo che possiamo anche concluderla qui per oggi. Autosalvataggi, sovrascriviamo giusto per che così ci fa piacere sovrascriverlo. Grazie per chi sta guardando questo video su YouTube, vi ricordo che siamo in diretta anche su Twitch, no, solo su Twitch, quindi seguiteci anche su Twitch, perché siamo in diretta praticamente tutti i giorni dalle ore 19 alle ore 22, quindi ragazzi più siamo meglio è, Vi ringrazio per l'enorme compagnia di oggi e vi do appuntamento a domani alle ore 19. Ciao ragazzi, buonanotte a tutti.